che Lanciano contro il Catania. La squadra di Roberto D'Aversa comanda la sfida del Guido Biondi per l'intera contesa e senza rischiare nulla rifila un tris agli Etnei e robustisce la propria classifica 3-0 al triplice fischio finale, un risultato che paradossalmente va anche stretto a Lanciano. Poca cosa invece il Catania, ma in gara con la bandiera bianca ben in vista a sventolare su un gruppo alla disperata ricerca di identità e di fisionomia. Centrocampo a rombo per Marcolin, solito 4-3-3 per i frentani. Non c'è il senegalese Mame Babatiam perché è tornato a Lanciano con qualche giorno di ritardo rispetto a quanto concordato con la società dal paese africano dopo il periodo natalizio. Al suo posto invece c'è Monachello Superstar, assoluto mattatore della sfida che nei 90 minuti contro il Catania, per lui una sorta di derby personale perché nato vicino a Agrigento, farà molto sia in termini realizzativi ma anche e soprattutto in fase di manovra dell'intero pacchetto d'attacco. La prima conclusione di Rinaudo, ma sarà solo un flash nel grigiore del pomeriggio del Biondi per il Catania. Luce e tanta luce per i frentani e infatti la risposta frentana non si fa attendere, sempre dalla distanza ci prova Grossi ma la sua conclusione non c'entra la porta. Al 16° l'occasionissima del Lanciano, schema Mammarella Bacinovic per l'esterno d'attacco Gatto che aggira la barriera e si ritrova tu per tu con Terracciano, ma l'estremo difensore ospite si oppone e poi l'attaccante virtussino in girata non inquadrerà la porta. Ancora Virtus Lanciano al minuto 21, ottimo suggerimento di Monachello per Gatto che si ritrova tu per tu con Terracciano, ma l'occasione che spreca è macroscopica, rivediamola. Ancora Virtus Lanciano che attacca senza soluzione di continuità, minuto 43, il colpo di testa di Di Cecco non inquadra la porta ma è il prologo a quello che sarà il meritato vantaggio, vantaggio che arriva puntuale qualche istante dopo. È devastante Davide Leonardo Gatto sulla sinistra che accelera, rallenta, accelera di nuovo e mette al centro dell'area un pallone che va solo buttato in rete da Monachello e Monachello lo fa alla perfezione. Nella ripresa l'avvio virtussino è col piede sull'acceleratore, ecco subito Gatto all'ottavo che disegna il pallonetto vincente del 2-0 che mette l'ipoteca sulla sfida. Rischia troppo ed inutilmente il Lanciano qualche minuto dopo. Contatto Ferrario Maniero in area frentana, a rimanere a terra è l'ex attaccante del Pescara e le recriminazioni saranno tutte siciliane. Non rallenta il ritmo il Lanciano al 17°, ancora Monachello per Piccolo, ma la conclusione dell'attaccante napoletano non inquadra lo specchio della porta. Il tris è un'invenzione di Monachello. L'attaccante del Monaco parte con la quarta ingranata sull'out di sinistra, duetta alla perfezione con Paolo Grossi, al quale cede la palla da spedire in rete per quello che sarà il 3-0. Poi Accademia Rossonera e nulla più, l'unico neo inutile senza dubbio, il rosso diretto per Armin Bacinovic al triplice fischio finale, applausi a scena aperta e adrenalina che sale come sale il Lanciano in classifica.